Grazie. Allora, riprendiamo la prima sessione sulle pratiche di riqualificazione fluviale in Italia. Scusate. Scusate, per favore. Grazie. Quindi riprendiamo questa prima sessione e il primo intervento è di Valeria Garibaldi, dell'area ambiente della Fondazione Cariplo, che ci farà una rassegna, come dicevamo nell'intervento introduttivo, di interventi per la tutela delle acque superficiali finanziati da bandi della Fondazione Cariplo. Grazie Valeria. Grazie Andrea. Buongiorno a tutti. Mi hanno detto che il nome Fondazione Cariplo è già risuonato qualche volta in sala stamattina e anche al caffè. E questo perché penso che a livello nazionale siamo forse l'unica fondazione di origine bancaria che si sta così tanto spendendo per la tutela delle risorse naturali, tra cui appunto la risorsa acqua. E in che modo lo stiamo facendo? Lo stiamo facendo da anni innanzitutto. E come vedete abbiamo fatto un'evoluzione, siamo partiti dal bando acque, che è lo strumento che più ha sostenuto i progetti che verranno anche presentati qui oggi, e tra cui anche moltissimo l'operato del CIRF, che abbiamo conosciuto proprio grazie alla messa a punto di questo bando nei lontani primi anni 2000. Comunque il bando acque è stata la prima iniziativa che abbiamo messo in campo con appunto a cuore la tutela delle acque superficiali, e come vedete in vari anni siamo riusciti a sostenere cofinanziando 82 progetti per circa 18 milioni di euro. Parallelamente era anche attivo un bando sulla biodiversità, in quel caso, come poi vedremo dall'esempio che vi porto, chiaramente la maggior parte delle risorse era per ambienti di tipo terrestre, ma abbiamo potuto finanziare anche stepping stones e aree umide come ad esempio le Lanche. Da poco abbiamo chiuso il bando connessione ecologica, che invece era un po' lo strumento in cui sono confluite le esperienze del bando acque e del bando biodiversità, e appunto cosa c'è più emblematico che un corridoio fluviale quando si parla di connessione ecologica. Infatti anche in questo bando questo tipo di ambiente è stato ampiamente sostenuto. Di questi 92 progetti circa una trentina avevano appunto come tema le acque superficiali, avevano chiaramente un focus di riqualificazione delle acque superficiali, quindi anche in questo caso possiamo parlare di circa 10 milioni di euro. Attualmente il bando capitale naturale chiaramente ha un po' spostato proprio focus, ma proprio domani verrà presentato un progetto particolarmente emblematico del Parco regionale Ollio Sud, che è il progetto EcoPay Connect, se non sbaglio, se non mi ricordo male, e in quel caso appunto il focus è sulla risorsa delle acque, appunto il fiume Ollio. Allora, come dicevo, tutto è nato dai bandi sulla tutela delle acque. 82 progetti finanziati, 18 milioni e mezzo di euro, due erano le linee che abbiamo sostenuto nel corso del tempo. Il primo bando riguardava la gestione sostenibile delle acque superficiali e il secondo la tutela della qualità delle acque. In particolare, la prima esperienza, cioè il bando che è uscito dal 2004 al 2006, era finalizzato anche a sostenere strumenti di pianificazione e di gestione partecipata delle acque superficiali, oltre poi chiaramente agli interventi di riqualificazione e qualche intervento di fitodepurazione. Perché questo bando è stato importante? Perché in questo ambito si sono aggregate delle reti intorno appunto a fiumi e a laghi, e poi queste reti hanno, attraverso documenti comuni, sono arrivati poi a concordare interventi che sono stati poi successivamente realizzati. Questo bando ha sostenuto 47 progetti, di cui 19 erano proprio dedicati alla riqualificazione fluviale. Mentre il secondo bando è uscito dal 2008 al 2011, mentre appunto in parallelo era aperto il bando biodiversità, in questo caso appunto, come già è stato detto prima, abbiamo sostenuto anche strumenti di analisi economica, come diceva prima De Carli, e proprio un progetto del CIRF è stato finanziato a questo tema, ma molti progetti di riqualificazione fluviale e anche molti impianti di fitodepurazione. Quindi abbiamo 35 progetti finanziati, di cui 17 di riqualificazione fluviale, e poi c'erano in totale, ho fatto un piccolo calcolo ieri, tra tutti gli strumenti di Fondazione Cariplo, gli impianti di fito dovrebbero essere circa una trentina, alcuni dei quali anche inseriti in modo paesaggisticamente bello, e sono anche diventati luoghi di fruizione.
Adesso vorrei proprio brevemente, perché mi hanno detto che ho pochissimi minuti, descrivervi qualcuno dei progetti che abbiamo finanziato. Chiaramente io non sono un tecnico, perciò non riuscirò a entrare nel dettaglio come hanno fatto gli oratori precedenti, però spero comunque di darvi un'idea di quello che è successo. Quello che è successo nel comparto dei laghi del Sebino è molto interessante, perché come dicevo prima, in questo territorio intorno alla comunità montana dei laghi bergamaschi si è concretizzato un documento programmatico e una cabina di regia che ha per tutti gli anni degli interventi di riqualificazione di questo lago, del lago Sebino, del lago d'Iseo e dei laghi Endine e Moro, appunto concordato e pianificato gli interventi da realizzare. Quindi questi enti hanno vinto un bando già nel 2005 che ha dato appunto origine alla cabina di regia, e poi successivamente hanno applicato vincendo due contributi consecutivi per la realizzazione proprio degli interventi che erano stati decisi e pianificati. E in totale i contributi hanno superato €1 milione. Nell'alto lago d'Iseo gli interventi sono stati fatti sia nell'alto che nel basso lago d'Iseo, nel lago di Endine, mentre nel lago Moro è stato fatto l'impianto di fitodepurazione. La società Graia si è occupata della realizzazione di questi interventi. Diciamo che in generale gli interventi fatti, che appunto vi ho indicato qua in questa slide, erano finalizzati un po' a movimentare un ambiente lacustre che era decisamente monotono. Quindi sono stati movimentati fondali con delle fustaie e delle piante per consentire appunto ai pesci di riprodursi. Effettivamente poi si è visto in fase di monitoraggio che questo tipo di interventi hanno dato dei buoni risultati. Sono stati ricreati delle fasce di canneto, delle isole, delle penisole artificiali, appunto per creare ambienti adatti alla riproduzione di alcuni tipi di pesci. E in particolare nell'alto lago d'Iseo è molto interessante, perché è stata ricostituita una pescaia per le anguille che effettivamente poi hanno ripopolato quest'area. Anche nel basso lago d'Iseo la tipologia di interventi sono più o meno le stesse. Forse notiamo che sono state fatte ricostituite molte spiagge per la riproduzione appunto di alcune specie elettive, di alcune specie ittiche elettive, e poi sono state fatte anche delle protezioni spondali, di cui farò vedere adesso la foto, chiaramente con tecniche di ingegneria naturalistica. Queste sono un po' le immagini. Qui vediamo appunto gli interventi di recupero spondale, poi vediamo in filmato subacqueo le aree arboree sommerse e infine la ricolonizzazione delle spiagge e delle massicciate. Nel lago d'Endine l'intervento principale che è stato fatto era quello di appunto rimodellare, risagomare le aree a canneto, creando anche spazio per appunto i cosiddetti chiari, per appunto il passaggio dei pesci. Anche in questo caso vedete che l'intervento è anche paesaggisticamente molto, molto interessante e ben inserito. Il secondo intervento di cui vorrei parlare è anche in questo caso un intervento emblematico, ma per un altro motivo. Se prima abbiamo visto che l'ente che appunto con cui abbiamo collaborato in un certo senso in tutti quegli anni con tre contributi ha costruito insieme a noi un percorso, in questo caso invece la svolta è stata diciamo immediata, perché la provincia di Varese all'epoca, sempre con il supporto della società Graia, ha deframmentato il corridoio fluviale che dal Ceresio arriva fino al Po. All'epoca non c'era ancora lo sbarramento di Villa Serafini, però adesso appunto non essendoci più, quindi un intervento pazzesco, perché aveva contribuito fortemente a ridurre la discontinuità fluviale di questo corridoio ecologico. Il contributo è stato di €400.000 e ha riguardato il superamento del salto della diga di Creva, cioè una diga di 23 metri che è stato superato con 70 bacini comunicanti, tra cui alcuni anche più larghi degli altri per consentire ai pesci lo stazionamento, una cabina di monitoraggio vetrata che ha consentito di individuare il passaggio di 700 individui nel periodo di monitoraggio, appunto che sono quelli che vi ho indicato nella slide, e infine una rampa in pietrame abbastanza estesa a valle della diga a complementare l'intervento appunto per la risalita dei pesci.
Queste sono alcune fotografie, appunto vedete come sono messe le vasche, le rampe di risalita, e si vede il passaggio dei pesci nella cabina. Ecco, adesso invece ho voluto... 5 minuti ce la faccio. Allora, non è solo il bando acque, come dicevo prima, che ha sostenuto... Non è solo il bando acque che ha sostenuto interventi di riqualificazione fluviale. Appunto il bando biodiversità non aveva questo focus, ma è capitato appunto che ci fossero ottime realizzazioni, come questa ad esempio della Lanca di Runate in provincia di Mantova. Stiamo ancora nel Parco Regionale Olio Sud, quindi è un parco che sto citando parecchio, per Fabrizio Malaggi che è qui in sala. È il bando biodiversità 2010. Chiaramente l'ottica era in questo caso di ricostituire degli habitat eliminando specie alloctone a favore di specie autoctone, ma ciò ha chiaramente presupposto anche interventi di ingegneria naturalistica per riattivare le risorgive che alimentavano appunto questa lanca. E la cosa positiva che è stata riscontrata è che l'eliminazione di queste specie infestanti e la sostituzione appunto con specie diverse, o comunque l'affermarsi di specie diverse, ha tra l'altro aumentato la capacità autodepurante di questo piccolo specchio d'acqua. Per quanto riguarda invece il bando connessione ecologica, come dicevo prima, sono una trentina i progetti su quei 92 che vi citavo che possiamo dire, che posso affermare da responsabile dall'epoca del bando acque, che ancora trattano a pieno di riqualificazione fluviale di acque. E uno di questi è questo del corridoio ecologico, sempre del fiume Oglio, adesso però siamo in provincia di Brescia, nei tratti tra Edolo e Breno, quindi siamo abbastanza su in montagna. In questo caso con un contributo di 285.000 euro sono stati fatti appunto interventi di riforestazione e riqualificazione forestale, tra cui rimboschimenti e fasce spondali ripristinate o riqualificate. Anche in questo caso deframmentazioni classiche, trattandosi appunto di un corridoio fluviale, e creazione di rifugi per pesci. Ovviamente essendo un bando ibrido, quello della connessione, erano previsti anche interventi per la fruizione, e interventi anche diciamo a terra, non solo sulla riva del fiume. E finisco, quindi dove starci nei tempi, tutte queste informazioni le trovate all'interno di una banca dati che si chiama OB Green, che è uno dei database che la fondazione mette a disposizione e che contiene appunto i progetti finanziati nell'ambito dei bandi naturalistici. Qui dentro dovrebbero esserci 300 tutti i 300 progetti finanziati nel corso di questi anni, dal 2004 quindi al 2018. Il valore è di 57 milioni di euro e gli enti sostenuti sono stati 150, intendiamo chiaramente come capofila. È un database molto semplice, di facile consultazione, e qui dentro troverete georeferenziati tutti i progetti dei bandi acque, biodiversità, connessione e prossimamente capitale naturale, e oltre a una descrizione generale delle attività fatte c'è anche una sezione dedicata agli output, in cui vengono quantificate e descritte le realizzazioni fatte. Ci sono anche delle immagini e chiaramente è possibile anche scaricare i documenti qualora l'ente li abbia caricati. L'unica cosa è che non tutti gli enti compilano, quindi non tutti i progetti sono compilati, ma il nostro auspicio è, anche lanciando un messaggio qui, che chi ancora non l'avesse fatto, se vuole appunto aiutarci a popolarlo, siamo ben lieti, per poi avere un database che sia un patrimonio tecnico e culturale sulle acque, sulla biodiversità, di cui possono fruire tutti. Ci sono molti studenti in sala, quindi penso che possa essere uno strumento interessante soprattutto per loro. Grazie mille Valeria per averci fatto vedere una piccola parte, diciamo, dei moltissimi interventi finanziati dalla Fondazione negli ultimi anni. C'è spazio per un paio di domande dal pubblico. Nel frattempo io vorrei comunicare ai padani che purtroppo Isola Serafini per ora c'è ancora. Lo sbarramento di Isola Serafini c'è ancora, quindi insomma se qualcuno vuole dedicarsi alla rimozione di Isola Serafini c'è spazio, ecco. Sì, no, sto scherzando, c'è la connessione. Ti lascio ribattere per descrivere. Qualche domanda?
nessuna domanda, vabbè, comunque avrete tempo durante questa giornata, no? Tu rimarrai qua, se qualcuno vuole sapere qualcosa in più, se riuscite a convincere qualche altra fondazione in giro per l'Italia a fare programmi analoghi.